Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, affinché possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 166, 26 dicembre 1902. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo tutta oppressa e con timore di ricevere persecuzioni, contrasti, calunnie, non solo io, che di me non mi curo, perché sono una povera creatura che non valgo niente, ma il confessore con altri sacerdoti. Onde mi sentivo il cuore schiacciato da questo peso, senza poter trovare quiete. In questo mentre è venuto il mio adorabile Gesù, dicendomi: figlia mia, perché starti turbata ed inquieta col perderci tempo? Per le cose tue non c'è niente. E poi tutto è provvidenza divina che permette le calunnie, le persecuzioni, i contrasti, per giustificare l'uomo e farlo ritornare all'unione del Creatore, da solo a solo, senza appoggio umano, come nell'essere creato ne uscì. Ed ecco come l'uomo, per quanto buono e santo fosse, sempre gli resta qualche cosa di spirito umano nel suo interno. Come pure nel suo esterno non è perfettamente libero, sempre tiene a qualche cosa d'umano in cui spera, confida e s'appoggia e da cui vuole riscuotere stima e rispetto. Fa che un po' succede il vento delle calunnie, persecuzioni e contrasti, o che grandine distruttrice riceve lo spirito umano,
Per quell'uomo, vedendosi battagliato, malveduto, disprezzato dalle creature, non trova più soddisfazione tra loro, anzi, gli vengono a mancare tutti insieme aiuti, appoggi, fiducia e stima. E se prima andava in cerca di loro, dopo lui stesso li fugge, perché dovunque si volge non trova che amarezze e spine. Quindi, ridotto in questo stato, rimane solo. E l'uomo non può stare, né è fatto per starsi solo. Che farà il poverino? Si rivolgerà tutto senza il minimo impiccio al suo centro, il Dio. E il Dio si darà tutto a lui. E l'uomo si darà tutto a Dio, applicando il suo intelletto nel conoscerlo, la sua memoria nel ricordarsi di Dio e dei suoi benefici, la volontà ad amarlo. Ed ecco, figlia mia, giustificato, santificato l'uomo e rifatto nell'anima sua il fine per cui è stato creato. Ed ancorché dopo gli converrà a trattare con le creature e si vede offrire aiuti, appoggia, stima, li riceve, ma con indifferenza, conoscendo a prova chi sono. E se se ne serve, lo fa solo quando ne vede l'onore e la gloria di Dio, restandosi sempre solo Dio e Lui. Capitolo 168, 31 dicembre 1902. Continuando a stare con timore che potessi oppormi al volere del mio adorabile Gesù, mi sentivo oppressa e angustiata, e stavo pregando che mi liberasse, dicendo: Signore, abbiate pietà di me. Non vedete il pericolo in cui mi trovo? È possibile che io, vilissimo vermicciolo, ardisca tanto da sentirmi opposto al vostro santo volere? E poi qual bene posso trovare ed in qual precipizio piomberò se mi trovo disgiunto dalla vostra volontà? Mentre ciò dicevo, il benedetto Gesù si è mosso nel mio interno e con una luce che mi mandava pareva che mi diceva: tu non comprendi mai nulla. Questo stato è stato di vittime. Come ti hanno offerto vittima per Corato, tu accettasti. Ora, che cosa c'è di male in Corato? Non c'è forse la ribellione verso il creatore della creatura, tra sacerdoti e secolari, tra partiti e partiti? Ora, il tuo stato di ribellione non voluto, il timore e le tue pene, è stato espiatorio. E questo stato di espiazione io lo soffrii nel Getsemani, che giunsi a dire: se è possibile passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà si faccia. Mentre in tutto il corso della mia vita l'avevo tanto desiderato fino a sentirmi consumare. Nel sentire ciò pare che mi sono tranquillizzata e rafforzata, e l'ho pregato che versasse in me le sue amarezze, ed essendomi avvicinata alla sua bocca, per quanto succhiato non veniva nulla, solo un alito amarissimo che tutto l'interno mi amareggiava. Onde io, vedendo che nulla versava, ho detto: Signore, non mi vuoi più bene? Amarezze non ne vuoi versare, almeno versa le tue dolcezze. E lui: anzi, ti voglio più bene, e se tu potessi entrare nel mio interno vedresti con chiarezza in tutte le mie parti l'amore distinto verso di te. Ed alcune volte ti amo tanto che giungo ad amarti quanto amo me stesso, sebbene però alcune volte non posso vederti e mi sei nauseante. Che fulmine sono state queste ultime parole del mio povero cuore! Pensare che non sempre ero amato dal mio amante Gesù giungeva ad essere un'anima abominevole. Se non correvo lui stesso a spiegarmi il significato, io non potevo più vivere, onde ho soggiunto: povera figlia, ti è assai duro questo? Ha incontrato la mia stessa sorte. Io ero sempre quale ero, uno con la Trinità Sacrosanta, e ci amavamo di un amore eterno, indissolubile. Eppure, coperto come vittima di tutte le iniquità degli uomini, il mio esterno era abominevole innanzi alla divinità, tanto che la giustizia divina non mi risparmiò in parte alcuna, rendendosi inesorabile, fino ad abbandonarmi. Tu sei sempre quale sei con me, e siccome occupi il tuo stato di vittima, il tuo esterno comparisce innanzi alla divina giustizia coperto dalle colpe altrui. Ecco perciò ti ho detto quelle parole, tu però quietati che ti amo sempre. Detto ciò è scomparso. Pare che il benedetto Gesù questa volta ha voglia di inquietarmi, sebbene mi dà subito la pace. Sia sempre benedetto e ringraziato. Il primo capitolo che abbiamo ascoltato in questa meditazione di oggi è, a mio avviso,
di capitale importanza, non soltanto per vivere nel regno della divina volontà, per il quale è assolutamente imprescindibile che si creino, ecco, quelle disposizioni interiori che Gesù ha spiegato vengono ingenerate, favorite, provocate da ciò che ordinariamente la natura umana aborrisce, fugge, le calunnie, le persecuzioni, i contrasti. Ma questo è proprio fondamentale per acquistare quella libertà di spirito, quello spirito di profonda preghiera, e senza il quale la nostra fede rimane una fede sempre molto fredda, a volte formale, arida, tiepida, distaccata, distante, che non realizza il fine di essere proprio il ponte primo della nostra unione con Dio. Ora è fondamentale per percorrere un buon cammino di santificazione e soprattutto per entrare nel regno della divina volontà e essere messi nella verità di noi stessi, acquistare uno spirito di profonda introspezione per poter vedere cosa c'è nel nostro cuore e per poter anche lodare, benedire e ringraziare il Signore per come opera nella nostra esistenza, soprattutto quando ci manda ciò che alla nostra natura appare duro, pesante, disgustoso. Allora, quello che Gesù dice qui è una cosa molto profonda. Noi possiamo essere santi quanto vogliamo, o pensarci tali. Possiamo essere buoni quanto vogliamo, spirituali quanto vogliamo, ma se facciamo attenzione, e dobbiamo essere sinceri con noi stessi, come Gesù dice, c'è sempre qualcosa di spirito umano nel nostro interno, oppure non siamo perfettamente liberi. Da cosa? Dalla stima che cerchiamo nelle altre persone, dall'appoggio che a volte cerchiamo nelle altre persone, una persona che ci vuole bene, un affetto, dalla ricerca di affetti umani. Dici, ma come, questo è normale? Insomma, noi siamo stati creati, dice Sant'Agostino, per Dio. E dice, la nostra anima non trova pace fino a quando non riposa in Dio solo. I nostri rapporti con le creature devono e possono e devono essere bellissimi. La vita nella divina volontà, la vita di santità, porta ad un rapporto meraviglioso con le altre creature, pieno di rispetto, pieno di dolcezza, pieno di carità, pieno di vicinanza prossima, sollecita, che previene i bisogni dell'altro, che usa tutte le delicatezze possibili di questo mondo, ma è tutto divino. Cioè non è fatto per compiacere la creatura, per averne, come Gesù dice nel Vangelo, il contraccambio, no? Le parabole dove dice, se tu fai un banchetto, invita chi non ti può ricambiare, invita i poveracci e i senza tetto e i derelitti. Perché se inviterai una persona ambiente, questo te rinvita e sarà impossibile che in quell'invito non ci sia quella punta umana di cui Gesù parla, che è, sì, adesso l'ho invitato, aspetto il contraccambio dell'invito, no? Oppure faccio un favore a una persona che me lo può ricambiare, ma aspetto il contraccambio. Ma questo non c'è niente di divino, questo è tutto umano. Sono poi delle cose ancora più profonde, no? Cioè, qui vale dappertutto. Si possono fare esempi attinenti alla vita matrimoniale, alla vita professionale, alla vita sacerdotale, alla vita di consacrazione religiosa. Cioè,
aiuti, appoggi, fiducia, stima. Dove li cerco? Un matrimonio santo, no? Per quanto una coppia deva essere innamoratissima, innamorata, dico, l'uno dell'altro, però nell'amare l'altro, nel servire l'altro, nel donarsi all'altro, ci deve essere sempre quella stilla divina che è la gratuità. E il farlo semplicemente per amore. L'amore è fine, l'unica cosa che è fine, non aspettandomi perché dopo faccio una gentilezza a mio marito e mi aspetto che me lo ricambi, faccio una telefonata a mia moglie e mi aspetto. Se non lo fa, che si ingenerano risentimenti, alla prima occasione gli dirò: ah, sì, sì, tu fai così, ma io ti ho fatto questo e tu non mi hai fatto questo. Cioè, sono cose, noi troviamo tutti quanti i giorni della nostra esistenza, la nostra vita purtroppo è fatta così, la nostra vita piccina, umana. Se tu fai il bene per il bene, o meglio, lo fai per amore di Dio, cioè perché assumi uno stile di vita divino, e Dio non quale contraccambio gli diamo noi a Dio? Sì, ma è un contraccambio che lui desidera e che lo gradisce, ma non trova nulla più di quello che lui è, d'accordo? Eppure ama, dona, ama, dona, ama, dona, ama, dona, come dice Gesù nel Vangelo, anche agli ingrati, anche ai malvagi, anche ai bestemmiatori. Allora, pensiamo a un sacerdote che può spendersi, ma magari si aspetta gratitudine dalle anime, si aspetta sostegno, si aspetta conforto, si aspetta collaborazione, si aspetta stima, si aspetta che ne parlino bene. E quando trova il contrario, pensiamo a un consacrato, a una consacrata. Per chi fa le cose? Per essere visto dai superiori? Per ricevere la loro approvazione, il loro encomio? O lo fa per Dio solo? Ecco, questo è un punto capitale. Nella vita non esiste vita nella divina volontà se non si arriva, come Gesù tante volte dice, a vivere come se ci fossi solo io e Gesù. Questo non è una vita da rospi o da orsi o da anacoreti o eremiti, è un fatto interiore, perché Gesù spiega: quando tratterà con le creature dopo questa purificazione interiore, non c'è problema, se si vede offrire aiuti li accoglie. Se qualcuno dice ti offro il mio appoggio, lo prendo. Ti stimo tanto, ti lodo, lo volgo a lode di Dio, lo accetto, ma tutto questo lo si riceve con indifferenza. Lo si prende dalla divina volontà, così come si prende dalla divina volontà la persecuzione, la calunnia e il contrasto. E l'unica cosa che si ha sempre di mira è la gloria di Dio e piacere a Lui solo. Allora, come si arriva a questo? Perché il nostro Signore è il primo che ci lavora le nostre anime, cioè il custode primario e il padrone della vigna e anche il pastore per antonomasia, prima di tutti quanti i pastori rappresentanti, è Dio. E Lui ci lavora in continuazione, come? Attraverso i fatti e le vicende della vita. E sono pochissime, e dire pochissime è già dire molto, perché sono meno che pochissime, le anime che riconoscono le sue divine e santissime operazioni si lasciano tranquillamente forgiare, plasmare, eccetera. Quindi arriva una calunnia, non comincio a sbraitare, a trovare i modi per difendermi, per lascia. Arriva una persecuzione, sì, Dio sia benedetto, arriva un contrasto, un disprezzo da parte delle creature. Qualcuno che ti contrasta, che ti fa le battaglie, vedendosi battagliato. Ti considerano male, ti reputano uno stupido, ti reputano un pazzo, ti reputano
un vile, un eretico, non lo so, insomma, no? Benissimo, bene, bene. È tutta salute. Cioè, bisognerebbe veramente suonare le campane a festa quando si danno queste cose, perché se Gesù sta facendo questo è perché mi sta preparando a vivere solo di Lui e per Lui. E vivere solo di Lui e per Lui è vivere il paradiso terrestre su questa terra. Perché la divina volontà, se uno va proprio a stringere, che cos'è? È vivere solo di Lui e per Lui, di Lei e per Lei. E basta. Ecco, però, come spiegano anche i grandi maestri di spirito, non San Giovanni della Croce nei loro scritti, no? La nostra natura non ce la fa da sola aggiungere a un tale grado di purificazione, perché queste cose stanno dentro di noi. Cioè, chi è che non cerca la stima, gli appoggi, gli affetti del prossimo? Chi? È umano? Appunto, ma noi dobbiamo diventare divini. E allora per farci diventare divini, ci pensa Dio a farci diventare divini. Noi dobbiamo semplicemente stare. Quando arrivano tutte queste sveglie da parte delle creature, proprio uno è proprio bombardato, è un pungiball, pugni, schiaffi da tutte le parti. Non è che uno cade in depressione, va in santa conversione. Perché vedendo la fallacia, la meschinità, la piccolezza, la grettezza delle creature, fosse anche il primo santo del pianeta Terra, io le relativizzerò, dirò, la vita io lì non ce la vado a cercare perché non c'è, e andrò a cercare la vita dove c'è. Se mi troverò solo di creature, quindi umanamente solo, rallegriamoci ed esultiamo, perché vuol dire che il Signore mi vuole far conoscere quanto è bello stare solo con Lui e cominciare a vivere una vita di pienezza, perché soli non siamo mai, ma indipendente dalle creature, nel senso, se io faccio dipendere, come dire, la mia solitudine o non solitudine dalla presenza a fianco a me di creature, chiaro che quando la creatura non ci starà, io sto male, perché non c'è, mi sento solo. Ma se l'asse della mia affettività, come deve, si polarizza in Dio solo, io solo non ci sto mai, perché Dio c'è sempre, c'è sempre. Cioè, è una vita meravigliosa, cioè, è una vita stupendissima. Cioè, se io sto in Italia, in Francia, in Vietnam, d'accordo, sto in chiesa, sto fuori dalla chiesa, cioè, dovunque io vado, io e Lui, io e Lei, siamo sempre insieme. Questa è una delle cose più importanti, e quando questo ci sta, tante fonti di inutilissima sofferenza sono completamente disattivate. E cosa succederà quando avviene questo? L'intelletto dell'uomo si applicherà a conoscere Dio. Dedicherà tanto tempo a questo. La volontà ad amarlo. La memoria di ricordarsi di Dio e dei suoi benefici in continuazione. E tutto questo da dove viene? Da quello che sembrava una sciagura, da quello che sembrava una rovina, da quello che mi dilaniava interiormente, che mi distruggeva interiormente, che mi faceva stare male, fare soffrire, che se io avessi potuto, ho detto, guarda Signore, tutto, ma non mi far vivere queste cose così brutte, con la mia volontà umana. Dobbiamo tornare all'unione con il nostro Creatore da solo a solo, senza appoggio umano, come
uscimmo nella creazione. Se uno pensa anche al peccato originale, il peccato di Adamo, che è negli scritti di Luisa, tra l'altro, e il carico del peccato originale viene dato pesantemente ad Adamo, a dispetto anche di certi, come dire, cliché che sono andati avanti per secoli, no? È stata la donna la rovina dell'umanità perché è Eva che ha fatto peccare Adamo. No. Questa è lo scarica responsabilità di Adamo. Ma tu, Adamo, perché ti sei appoggiato a una creatura umana per quanto santo? Perché l'hai dato retta? Non doveva, lui meno che mai, e lo ha fatto. Veniamo brevemente al secondo capitoletto, che è un po' più personale nella vita di Luisa, per questo che mi sono soffermato un pochino sul primo, perché questi principi della vita interiore prima li facciamo nostri e quindi agiamo di conseguenza, quantomeno lasciando che il nostro Signore ci faccia tabula rasa, perché ci pensa Lui a staccarci da tutto e da tutti se noi lo facciamo fare, lo lasciamo fare e assecondiamo la sua opera, imparando a vedere le cose con occhi soprannaturali dentro questa dimensione, non con occhi umani. Qui c'è il secondo capitoletto. Come dire, si comprende che Luisa sentiva una pena interiore, che era appunto lo spirito di, come dire, di ribellione nei confronti della volontà di Dio. Si sentiva opposta al volere di Dio. Pensava di essere chissà che cosa. Gesù le spiega che è un'operazione soprannaturale. Cioè, è connesso allo stato di vittima. Siccome accorato luogo dove Luisa viveva, c'era ribellione verso il creatore e c'erano scontri tra sacerdoti e secolari, tra partiti e partiti. Questo stato di ribellione non voluto, con i timori annessi alle pene, è stato, dice Gesù, espiatorio. E quindi a volte anche quelle pene interiori che noi sentiamo e che magari ci sorprende, cioè, ma come mai oggi sto così? Chi lo sa, nella divina volontà e nei divini disegni che cosa c'è, no? Quello che noi dobbiamo sempre guardare anche dentro il nostro cuore, dentro la nostra coscienza, per stare sereni, è: ma io, se potessi, disobbederei a Dio? Veramente disobbederei a Dio? Mi sento un po', ma veramente farei questa cosa? Quando la risposta è negativa, non dobbiamo aver timore di aver perso la grazia. Perché può darsi che stiamo vivendo un momento di tentazione, un momento di debolezza o anche un'esperienza analoga a questa. Il Signore ha bisogno di un mio stato d'animo, come dire, a volte anche di freddezza, di poca devozione verso di Lui. E magari attraverso, sta prendendo questa cosa, se io sto buono e glielo offro con amore, non lo so, per riparare i peccati delle anime tiepide o fredde addirittura, o indifferenti, no? Nei suoi confronti. È bellissimo anche quello che dice Gesù a Luisa, e questo penso che sia il sogno dei sogni di qualunque anima ragionevole. Questo è un sogno dei sogni che diventa accessibile tramite il libro delle favole. Io penso che un giorno o l'altro cambierò il nome arbitrariamente al libro di cielo e lo chiamerò il libro delle favole. Cioè, insomma, sentirsi dire da Gesù: se potessi entrare nel mio interno, vedresti con chiarezza in tutte le mie parti l'amore distinto verso di te, ed alcune volte ti amo tanto che giungo ad amarti quanto amo me stesso. Cioè, dico, ragazzi, e poi Luisa si preoccupa e dice: salvo che alcune volte non posso vederti e mi sia nauseante. Lei gli prende l'infarto e dice:
No, nauseante per te, credo che farò. Lì Gesù le spiega, ma questo è veramente pazzesco, insomma. Dice, guarda che ti senti, che ti sento nauseante. Come mi sentiva nauseante il padre dal Getsemani in poi durante la mia passione. Pazzesco, no? Quando Gesù era ricoperto, tutti i peccati di tutta l'umanità stavano su di lui. Questo è quello che ha vissuto Gesù. E quindi la giustizia divina si è scaricata inesorabile, fino addirittura a far sentire a Gesù l'esperienza dell'abbandono, come dicono i Vangeli, no? Ecco, ma come dire, questo essere, come dice il profeta Isaia, no? Riferito alla passione di Gesù, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, il castigo che ci dà vendetta si è abbattuto su di lui. Questo è il quarto canto del servo di Yahweh. Sì, da un lato rendeva Gesù, come dire, inguardabile dalla divina giustizia, ma dall'altro lo rendeva adorabilissimo, perché dietro questa esperienza terribile e reale che Gesù ha vissuto per la nostra redenzione, c'era un amore infinito, no? La carità infinita con cui Gesù è entrato in questo e l'ha offerto per noi, e che quindi ha reso il suo sacrificio di suavissimo odore, graditissimo al Padre, è stata la salvezza dell'umanità, no? Allora Gesù spiega di che, attenzione, tu sei una vittima, e quindi alcune volte tu ti trovi ricoperta di colpe altrui, addossate su di te. Quindi la divina giustizia ti vede così. Ma questo non vuol dire che non ti amo sempre, anzi, proprio perché fai questo e liberamente ti sei offerta in questo modo, ti amo ancora di più. E anche questo è davvero bello, il che si comprende, dal che si comprende come la vita nel divino volere è vita divina, è rifare anche noi la vita di Gesù e di Maria sulla terra, certamente a modo proprio, personalizzato nella nostra vita, nella nostra esperienza, nella nostra individualità, nella nostra personalità, senza dubbio. Però ripercorriamo le orme di nostro Signore e della nostra Signora. Ci può essere pensiero più consolante, più bello di questo, o vita più allettante di questa, o prospettiva più entusiasmante di questa? Non ci può essere Divina Maria. La meditazione si è chiusa con domande retoriche, molto retoriche. Non ci può essere e non c'è. Le favole sono favole, d'accordo? Sappiamo tutti quanti che sono favole. Ma qui abbiamo una favola reale. Una favola aperta, una favola vivibile, una favola in cui è descritta una storia d'amore infinito, dove un attore è già in campo e l'altra parte è aperta all'accoglienza di chiunque la voglia ricoprire. Certamente chi ha ascoltato con il cuore questa meditazione, e anche io che ne sono il primo destinatario, non può che dire: possa questa favola divenire realtà nella mia esistenza. E che possiamo davvero rifare in questo mondo, rivivere in questo mondo la vostra stupenda e bellissima vita. Aiutaci, Divina Maria, a
a staccare completamente il cuore da tutto ciò che è terreno e umano, per averlo fuso e unito in te e attraverso di te, solo con Dio solo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.